Nei quarti di finale allo stadio Mariani Pavone il Pineto vince per 4-1 contro la Puteolana dopo il primo tempo chiusosi con i biancazzurri in vantaggio per 2-1 grazie alle reti di Milani e di Forgione. Nella ripresa Allegretti su rigore e Treni chiudono la pratica. Il Pineto dunque conquista le storiche semifinali di Coppa Italia. Nel prossimo turno gli Adriatici affronteranno il Lamezia Terme. Calcio d'inizio per i padroni di casa, il match incomincia con il vantaggio subito dei biancazzurri. Milani su punizione pesca Forgione che nel cuore dell'area granata non sbaglia al 19esimo. Altra occasione per gli abruzzesi, Allegretti a tu per tu con Lamberti trova un super doppio intervento del portiere campano. A tenere a galla i suoi, gol mangiato, gol subito al 24esimo, corner per i Diavoli Rossi, palo di Guarracino e Tapin. Vincente di Escobar per il pari campano. Neanche il tempo di esultare per la formazione di Mister Marra che arriva il nuovo vantaggio adriatico. Nuovamente da corner Milani insacca il pallone in fondo al sacco per il 2-1. Le due squadre offrono una gara frizzante con tentativi da ambo le parti senza però trovare lo spiraglio giusto. Nella ripresa il Pineto prova subito a chiudere la contesa, Minicleri per Maio, esterno per Allegretti, ma Lamberti in un duello tutto personale disinnesca dalla parte opposta, chance per i Granata, Aberconi in coccia, la traversa nega la gioia del gol all'ex Olimpia Agnonese. Nuovamente l'11 di mister Daniele Amauro sfiora il tris, 2-2, Allegretti per Giambè, bisturi per Milani, ma ancora super Lamberti nega un gol già fatto a 10 dal termine, contropiede bruciante del Pineto, Minicleri targiversa e premia Allegretti che punta Lamberti e finisce a terra. Rinaldi di Novi Ligure decreta la massima punizione tra le proteste ospiti dagli 11 metri, lo stesso numero 16, Freddo non sbaglia. Due minuti dopo ancora la punta ex Cavese, il match point, ma la sua volée termina alta sopra la traversa, la Puteolana non ci sta, a un giro di lancette dai 90 regolamentari Abercon sfiora il 3-1. Come sempre la dura legge del gol colpisce ancora dalla parte opposta, Foglia, cross radente per il nuovo entrato Traini, che freddo chiude la contesa. Il Pineto dunque vince per 4-1 e conquista le storiche semifinali di Coppa Italia. Allora, Coppa Italia è un obiettivo su cui abbiamo puntato fin dall'inizio, anche perché ci ha dato la possibilità di far giocare e far tenere il ritmo partita a tutto l'organico e oggi ne è stata la dimostrazione, quindi è un obiettivo che teniamo presente, però adesso non so, il prossimo turno sarà l'8 marzo, poi vedremo se poi riusciremo a spostare la partita più avanti, visto che c'è pure la sorte del torneo di Viareggio. Adesso l'obiettivo è un altro, la prossima partita domenica in casa con l'Alba Longa e quindi dobbiamo recuperare tutte le energie e fare una prestazione importante contro una squadra forte che sta in salute, il giorno di turno è quella che ha fatto più punti di tutti insieme al Senigallia, mi sembra che ha fatto 14 punti, quindi i numeri parlano a favore di queste squadre che hanno organici importanti perché sappiamo la forza dell'Alba Longa, una squadra esperta che sta, mi sembra, a 6 risultati utili consecutivi. E quindi dobbiamo fare una partita importante perché in questo momento occorrono prestazioni importanti per muovere la nostra classifica perché la strada è ancora lunga. Quindi andiamo di partita in partita, adesso l'obiettivo è domenica prossima. Adesso anche noi abbiamo accettato poi lo scontro diretto giocare alle 15, ma tra poco col cambio d'orario si giocherà tutti alle 15. Quindi sicuramente è una situazione con i pro e i contro, perché magari per esempio domenica scorsa il Senigallia sapeva che noi appena abbiamo vinto la partita, quindi loro devono cercare la vittoria a tutti i costi, magari noi aspettiamo il risultato finale sperando un risultato negativo, quindi ci sta il rovescio della medaglia, una volta possiamo essere vantaggiati noi, a volte lo dipende dai risultati che faranno entrambe le squadre.